Aspettare di guarire la ferita. Maratea Jazz 2018, la musica che ci piace, così recita il cartellone. E questa sera la musica davvero ci è piaciuta alla grande, a noi e immagino a tutto il pubblico di Maratea. Sono con la bellissima e bravissima cantante di questo fantastico gruppo, Maria Enrica. Intanto complimenti davvero, di dove siete e presentaci questo gruppo. Allora sì, il gruppo si chiama Marchio Bossa, noi siamo tutti quanti pugliesi, io sono di Monopoli, però sia gli autori che i musicisti sono baresi, rigorosamente baresi, e noi facciamo musica insieme da un po' di tempo. Marchio Bossa è un progetto longevo perché ci sono 7 dischi all'attivo, adesso il 7° è uscito da qualche tempo. E facciamo bossa nova, però proviamo a farla a modo nostro, i brani sono tutti nostri, in italiano, qualche brano in portoghese, però prevalentemente insomma c'è del Brasile, ma con dell'Italia, del jazz, insomma è tutta una serie di cose che poi sono le ispirazioni di Pippo e Piero Lombardo, che sono i due autori delle musiche. E poi stasera con me c'erano alla chitarra Alex Milella, al basso Antonello Losacco, alla batteria Fabio Delle Foglie. Questa cosa ci piace davvero tanto. Noi facciamo parte di una web radio locale, Maratea Web Radio, che da 8 anni trasmette solo musica di artisti poco conosciuti, ma fantastico. tutti bravissimi come siete voi. Quindi davvero questa cosa mi ha intrigato e quindi abbiamo detto questa sera dobbiamo andarci. E insomma, abbiamo fatto davvero cosa buona e giusta, e quindi chi ci sta guardando in questo video questa sera immagino che ascolterà un pochino anche della vostra musica mentre noi stiamo parlando, quindi guardando anche delle immagini del concerto. Una cosa, abbiamo detto 6 dischi all'attivo o di più? Allora no, 6 dischi all'attivo, poi questo fino al 2010, quando il progetto si è per un po' fermato, sono cambiate un po' di cose, tra cui la cantante, perché io sono la nuova cantante e quindi insomma arrivo nei Marchio Bossa a partire da questo, che è il 7° disco ed è uscito a fine luglio 2018, quindi è recentissimo, però diciamo che ci sono 6 dischi, ma Marchio Bossa è stata inserita in tantissime compilation in tutto il mondo, davvero è incredibile a dirsi, ma vedi, in Italia la nostra musica si ascolta anche grazie a realtà come la vostra, no? E invece succede che all'estero arriviamo nei posti più alti delle classifiche, si vendono, però noi siamo molto felici così, guarda dove siamo stasera, cioè, ma ti pare, la musica ci ha portato anche qua, quindi siamo molto felici e sono contenta di sentire insomma che anche voi lo siate, noi ci siamo divertiti molto, è stata una bellissima serata. Moltissimo, complimenti davvero a te, scusa ti do del tu, insomma, quindi complimenti a te, ma complimenti a questi bravissimi musicisti che abbiamo potuto apprezzare questa sera. Domani e dopodomani cosa farete, cosa c'è nel prossimo futuro di questo gruppo? Allora, nel prossimo futuro di questo gruppo ci sono tante cose belle, perché noi adesso abbiamo fatto, lo dicevo prima, una piccola anteprima del tour che si chiamerà proprio come in un quadro, quindi con il titolo del disco, che cominceremo poi effettivamente e ufficialmente a presentare a partire dall'autunno. Adesso abbiamo una prima presentazione a Bari, poi gireremo un po', si parla anche di una possibile tournée in Olanda, si parla di una tournée in Thailandia, perché come ti dicevo nel sud-est asiatico la nostra musica è molto apprezzata. E quindi abbiamo insomma tante cose belle da fare. Domani nello specifico ci riposiamo, però poi abbiamo, no, cioè in realtà potete sapere tutto quanto di noi perché abbiamo una pagina Facebook, abbiamo un sito internet www.marchiobossa.eu, facilissimo, su Facebook ancora più facile, e noi abbiamo i siti sempre molto aggiornati, quindi qualsiasi cosa facciamo c'è sui nostri social. E tutti i nostri dischi comunque, se non fisicamente, soprattutto quelli precedenti, nei digital store ci sono tutti, quindi insomma potete farvi una bella scorpacciata di Marchio Bossa se vi va. Ci va e come. Grazie ancora, in bocca al lupo e buona musica. Viva il lupo, buona musica anche a voi, buon lavoro anche a voi, continuate così, che fate il vostro lavoro benissimo e ci sono tanti artisti in Italia che ne hanno bisogno, quindi grazie. Grazie a te. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao.